Cheers a tutti! Oggi torniamo a parlare di sidro, anzi torniamo ad assaggiare sidro. Del? Di? E lo facciamo assaggiando Hugo, sidro di Melchiori. Melchiori, che già abbiamo provato delle birre, loro sono trentini. Prodotto da Lucia Maria Melchiori SRL. Mi adotti, signora Maria Lucia. Dobbiamo dire che questo sidro è con l'aggiunta di sambuco e menta. Sì, fiori di sambuco e menta. Perché mi stavo dicendo gelsomino. Gelsomino. Sambuco e menta. C'è scritto parola di Lucia Melchiori. Parola di Lucia Melchiori, signora Lucia. Grande Lucia! Signora Lucia, vai, serviti. Sì, sì, sì. Dai, veloce. Abbiamo finito. 6,8 gradi alcolici, quindi mi adotti, signora Maria Lucia. Allora. Le serve un sidro tester? Allora. Giallo, non siamo all'odore. Ho capito, giallo. Ma mi è arrivato già l'odore. Giallo, sembra molto frizzante. Vabbè, giallo paglierino, limpido. Andiamo all'odore. Sembra un prosecchino. Mamma mia, che odore. Ragazzi. Sembra un prosecchino. Allora, la menta si sente. Ma appunto, te lo stavo dicendo, ma sai che la menta si sente? Si sente forte. Fiori di sambuco. C'è un floreale sul sottofondo. È un floreale, sì. Però diciamo che proprio la menta è spintissima. Dai, assaggiamo. Assaggiamolo! Io già subito devo partire con una nota dolente. Cioè? Che è un mio gusto, ovviamente, che per me è troppo dolce. Invece a me piace. Mi piace un botto, ma proprio mi piace tanto. Allora è buonissimo. Mi piace buonissimo. Proprio tanto. Al gusto però si sente un po' meno queste sfumature di menta. Il floreale si sente? Come no? Cioè io non lo so, forse ce l'ho nel naso, ma io lo sento fortissimo. Ma proprio forte. Sì, si sente. Si sente forte. Sì. Cioè il floreale sempre in sottofondo, la menta forte. Il gusto della mela, ma comunque è sempre in secondo piano rispetto alla menta. E poi è leggermente acidulo, come fosse un prosecco, ma molto meno anche. E poi c'è da spazio alla dolcezza che comunque, sì, è dolce. Cioè ti lascia anche le labbra un poco collose. Un poco, sì, no? Un po' di residuo zuccherino sulle labbra ti lascia. Allora, secondo me è molto buono. Buono. A me piace, mi gusta. Qua ci sono dei suggerimenti, tipo di berlo con ghiaccio. Servilo con ghiaccio e foglie di menta accompagnato con salumi e formaggi. Ci potrebbe stare, non lo sappiamo, non lo sapremo mai. Allora, devo dire, allora l'abbiamo trovato anche in un supermercato di quelli tutti che fanno i fighetti, che c'hanno tutta la roba, quella là, sì. Un certo, sì, c'hanno... in certe situazioni di tipo ecosostenibile, socio eco solidale, capito? Tutti quelli super, ok? Quindi sono tutti quelli là che vanno a dipingere le opere d'arte. Esattamente. Fanno tutte queste cose qua. Sì, okay. Esattamente. Andato... Le lanne di colore tirate nel quadro, le autostrade bloccate, tutta questa roba qua. Insomma, è un supermercato dove che è un po', diciamo, più attento alla produzione, a varie cose, insomma, alla sostenibilità, alla healthy, alla healthy cosa, ma healthy cosa? No, healthy. Sì, perché prendi tutte cose salutari, tutte cose...
Healthy friendly, volevi dire. Esattamente. Ok. Tutta questa roba qua. Insomma, e quindi abbiamo trovato lì. Conoscevamo ovviamente il produttore perché già avevamo assaggiato alcune. Quindi avete pensato, perché non la dobbiamo prendere? Esattamente, prendiamola. L'abbiamo presa. E devo dire che effettivamente, cioè, per essere un prodottino che si trova in un supermercato che magari non è il classico, non è un discount, non è un supermercato della grande distribuzione classica, ma è un supermercato che ha cose un pochettino più di nicchia. Infatti si possono trovare comunque cose veramente, ora a parte lo scherzo, si trovano cose più particolari, si trovano delle carni di un certo tipo, si trovano dei salumi di un certo tipo, cioè fatti con determinate caratteristiche che rispettano, insomma, esattamente, che rispettano la salute delle persone, degli animali, di tutto del il resto mondo. Del mondo. E quindi abbiamo deciso di prenderlo per provarlo. Ed effettivamente la signora Maria Lucia. Stessa cosa. Lucia Maria. Da Napoli in giù. Maria Lucia. Okay. Da Napoli in giù fino al Trentino è Lucia Maria. Però Lucia effettivamente potrebbe essere, Lucia Maria è un nome molto anche usato qua usano, sì, al effettivamente, sud. Effettivamente sì. E quindi che dire, effettivamente fanno dei bei prodotti, ho visto anche il sito, è tutto curato, e avevo visto che facevano dei prodotti interessanti. Ripeto, per essere un prodotto che si compra al supermercato, io lo approvo in pieno al 100%, cioè... È un prodotto buono, non ha difetti, sa di quello che c'è scritto. Freschissimo, sembra facile da bere. 6-8. Ma questi 6-8, diciamo, sono un po' nascosti, ma ci sono, attenzione. Cioè, secondo me questo è tipo un aperitivo, un ci sta tutto. Cioè, effettivamente, come dicono loro, ci butti dentro un po' Poi di ghiaccio. Poi posso dire anche che in confronto a, per esempio, certi sidri che sono molto secchi, forse questo qua potrebbe piacere anche a più persone. Sì, sicuramente. Ricordo sempre l'amica mia che assaggiò un sidro molto secco e poi me lo sono bevuto io. Non le piacque. Certo, ovvio, perché comunque, diciamo, la dolcezza, questo gusto dolce è un gusto che, diciamo, mette un po' d'accordo tutti. Quindi è un gusto meno strong. Poi c'è questa menta che ti strizza l'occhio all'estate. Bello, bello fresco, sì. Buono. Niente ragazzi, diteci se voi avete provato il sidro, che tipo di sidro preferite, se è quello più secco, meno secco, eccetera eccetera. Scrivetelo nei commenti, così magari ci confrontiamo lì. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del canale. Come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!